La rotazione alla fine è arrivata, era uno dei punti del programma di Crocetta e adesso, dopo la delibera della Giunta, è operativa. Al Dipartimento Tecnico è stato nominato Giovanni Sansone, che lascia il territorio ambiente, assegnato ad interim al direttore Gaetano Gullo, al fine, dice Crocetta, di uniformare le politiche tra territorio e urbanistica. All'osservatorio epidemiologico va Ignazio Tozzo, che lascia il fondo pensioni, affidato a Rosolino Greco. Il nuovo dirigente generale alla pesca è Felice Bonanno, proveniente dal Dipartimento Programmazione. La programmazione viene affidata a Vincenzo Falgares. Alle infrastrutture è destinato Giuseppe Arnone, finora all'azienda Foreste. Alle foreste va Pietro Lomonaco. Intanto fa discutere il dossier elaborato dall'ufficio speciale dell'Energy Manager Salvatore Cocina, in passato capo della Protezione Civile Regionale, che punta il dito su diversi sprechi e inefficienze, a cominciare dal costo delle bollette elettriche a carico della Regione, circa 200 milioni all'anno. Pronto un vademecum per i dipendenti, dove si invita a spegnere luci e PC quando non servono, a limitare l'uso degli ascensori e anche dell'aria condizionata. È stato calcolato che ogni dipendente consuma in media circa 570 euro di corrente all'anno. Insomma, il risparmio è possibile, correggendo anche le abitudini personali e collettive. Come riporta oggi più di un cronista, mai come in questo caso vale il vecchio detto: l'ultimo spenga la luce. Adesso c'è anche chi ipotizza un legame tra l'arresto avvenuto ieri di Massimo Ciancimino e il processo sulla trattativa Stato-mafia. A parlarne in questi termini è Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo e animatore del movimento delle agende rosse, che chiede giustizia sulla strage di Via D'Amelio. Borsellino arriva a parlare infatti di grave pericolo di morte per il figlio dell'ex sindaco di Palermo. Per merito di Massimo Ciancimino qualcosa sulla trattativa stava venendo fuori, sostiene Salvatore Borsellino, ma adesso le cose si fanno più difficili. Nelle carceri ci sono tanti suicidi dubbi, aggiunge, che fanno pensare a suicidi assistiti. Ciancimino, attualmente imputato nel processo sulla trattativa Stato-mafia con l'accusa di concorso in associazione mafiosa e calunnia, rappresenta inoltre un testimone chiave e anche sulla spinta delle sue dichiarazioni ha preso il via all'inchiesta sulla trattativa. Per Ciancimino però ieri è arrivato il terzo arresto, condannato per riciclaggio, indagato per detenzione di esplosivo, ora è finito agli arresti insieme ad altre persone per una complessa inchiesta partita da Bologna e che riguarda un vertiginoso giro di evasione fiscale. Sull'arresto di Ciancimino non c'è però soltanto la valutazione di Salvatore Borsellino, a intervenire è stato anche il vicepresidente del PDL al Senato, Maurizio Gasparri. Chi sia Massimo Ciancimino è noto, dice il parlamentare. La procura di Caltanissetta lo ha definito uno pseudo collaboratore comunque più favorevole agli interessi di Cosa Nostra che a quelli dello Stato. È tempo, conclude Gasparri, che su personaggi simili si cali definitivamente il sipario. Un acquisto in profumeria poteva costare tra i 2.000 e gli 8.000 euro. Ovviamente non si trattava di vendite reali, ma di soldi che la banda rubava dalle carte di credito dei clienti. Ed è proprio grazie alle loro segnalazioni che la Guardia di Finanza ha scoperto la frode messa in piedi da un negoziante di Carini e altre due persone. Quando i finanzieri hanno fatto irruzione nel negozio, infatti li hanno sorpresi nel retrobottega, mentre con computer e altre apparecchiature informatiche trasferivano codici e PIN delle carte di credito dei clienti su carte false. Queste poi attraverso il POS del negozio venivano usate per trasferire soldi dai conti correnti dei clienti in quello a disposizione della banda. Giusto per rendere l'idea, nel giorno del blitz in appena 3 ore, ovvero dalle 12 alle 15, dal POS del negozio risultavano effettuati 3 pagamenti per un totale di 23.650 euro, questo a fronte di vendite effettive in quella giornata per soli 150 euro. Nello stesso arco di tempo erano stati tentati ulteriori pagamenti per 120.000 euro, non andati però a buon fine. Le tre persone arrestate sono un 42enne residente a Carini e due palermitani di 39 e 33 anni. Adesso si trovano agli arresti domiciliari con l'accusa di clonazione, utilizzo di carte di credito e frode informatica. Sotto sequestro sono così finite 16 carte di pagamento clonate, oltre a tutta la strumentazione tecnica, tra cui due personal computer.